playing fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this. Riccardo Restivo, termitano, aggregato alla prima squadra termitana. L'anno scorso ho fatto la fase finale del campionato di Serie D, quest'anno parte sicuramente come uno dei protagonisti nel campionato di Serie C. Raccontaci un po' la tua esperienza, Riccardo. Allora, la mia esperienza è molto lunga, perché io gioco in questa squadra da tanto tempo. Ho iniziato che avevo 11-12 anni, quindi è un'esperienza appunto molto lunga. Quest'anno affronteremo un campionato di Serie C, che è un campionato importante. Siamo tutti pronti, io e tutti i miei compagni di squadra, ad affrontare al meglio questo campionato. Il rapporto con i compagni è molto buono, perché essendo io un giocatore di vecchia data di questa squadra, comunque con molti ci conosciamo da davvero tanto tempo. Altri, anche nuovi arrivati, abbiamo subito ingranato, abbiamo subito preso confidenza l'uno con l'altro e ci troviamo molto bene tra di noi. È un gruppo molto affiatato. Sto andando bene, io purtroppo ho iniziato un po' in ritardo quest'anno con gli allenamenti per via degli studi, però mi sembra una buona squadra, stiamo iniziando a prendere il ritmo e penso che possiamo fare molto bene in questo campionato. Sì, ho fatto il campionato di Serie C qualche anno fa, è un buon campionato, c'è un buon livello, un alto ritmo, sarà sicuramente impegnativo. Fortunato Teresi, ci siamo sentiti già all'inizio, adesso siamo a un mese dagli allenamenti iniziati e a qualche settimana dall'inizio del campionato. Raccontaci un po' come sta andando, soprattutto l'impatto con i nuovi compagni e le prime amichevoli. Ecco, facci sapere un po' qualche novità. Salve, buonasera a tutti. Beh sì, siamo già qualche settimana già dall'inizio della preparazione. C'è molto da lavorare e ancora siamo in una fase in cui bisogna costruire un feeling, una collaborazione di tutti per avere tutti in mente lo stesso obiettivo e andare avanti cercando il più possibile appunto di esprimere una pallavolo che sia di livello. Insomma, le prime amichevoli non sono andate molto bene. Questo per un lato può essere una cosa molto positiva, perché comunque riusciamo almeno ad avere un'idea sulle nostre lacune e da lì iniziare un pochettino più a lavorare e a diventare un pochettino più solidi. Piano piano adesso si concretizzerà un pochettino più tutto il lavoro che stiamo facendo e niente, speriamo che queste due settimane appunto ci diano il lancio per iniziare il campionato nel miglior dei modi.